L'Islam mi è stato come proposto durante gli esercizi spirituali. Il mio Signore mi dà una missione che riguarda un'urgenza. Così parlava padre Paolo Dall'Oglio, gesuita, nel 2012, pochi giorni prima di partire per la Siria. Il 29 luglio 2013 padre Paolo entra in quello che sarebbe diventato il quartier generale dell'ISIS a Raqqa, in Siria. Voleva trattare per la liberazione di alcuni ostaggi, ragazzi con cui lui collaborava. Da lì si perdono le sue tracce e di lui non si sa più nulla. Siamo al punto che non si hanno nessun tipo di notizie sulla situazione di Paolo, né chi l'abbia rapito, né se sia o meno ancora in vita. Sono passati 5 anni dal rapimento e il ricordo di padre Dall'Oglio è vivissimo in chi l'ho conosciuto come promotore del dialogo e della pace islamo-cristiana che praticava da quando nel 1991 aveva fondato la comunità cattolica di rito siriaco di Marmusa, circa 80 chilometri a nord di Damasco. Sono ancora figure che fanno paura ad alcuni. Sì, sono figure di contraddizione perché dicono quello che non si vuole sentir dire, che c'è la possibilità di creare ponti anche tra religioni diverse. In una conferenza alla Federazione Nazionale della Stampa questa mattina è stato ricordato il sacerdote e il giornalista che scriveva per la rivista gesuita Il Popolo e per l'Huffington Post, cercando di trasmettere l'urgenza della situazione in Siria che in quegli anni stava cambiando rapidamente e che lui, in modo quasi profetico, aveva intuito. Ha detto: se i cristiani sostengono il regime perché hanno paura degli islamisti, lasceranno la Siria. Raqqa adesso è stata distrutta, è difficile trovare prove e testimoni che possano aiutare a far luce su quello che è successo a Paolo Dall'Oglio, ma la speranza dei familiari e degli amici è viva. Sicuramente chi ha le responsabilità del suo rapimento o comunque di quello che è avvenuto lì, io credo che possano avere, alla luce di quello che è successo in questi anni, un grosso ripensamento, e c'è sempre una seconda possibilità nella vita.